Il mestiere di genitore. Ciao, sono a casa. Nobita, vieni. Mi hai chiamato, papà? Sì, siediti un attimo, devo parlarti. Proprio adesso? Io volevo andare fuori a giocare con i miei amici. Ci andrai dopo, adesso vieni a sederti. C'è una cosa di cui voglio parlarti e ti assicuro, figliolo, che non mi fa per niente piacere. Sai che non amo doverti dire cose del genere. Se non ti fa piacere, allora non dirmi niente. Sappi che a tutto c'è un limite. Sei un ragazzino pigro e lavativo. Ricordati che non sopporterò questo tuo comportamento ancora per molto. Si può sapere che progetti hai per il futuro? Diventerai mai un cittadino responsabile e utile alla società? O sarai un totale fallimento e un peso per tutti? Sarà pure mio padre, ma non doveva essere così duro e sgarbato. Mi ha mortificato e avvilito. Posso capirti, Nobita, ma adesso cerca di calmarti. Tuo padre non ti voleva mortificare. Ha detto quelle cose solo per il tuo bene. Non è così. Mamma e papà non mi stimano perché non prendo mai buoni voti a scuola. È per questo motivo che mi trattano sempre così. Se mi amassero davvero come dicono e come dovrebbero fare due genitori, mi capirebbero e non mi sgriderebbero in continuazione. Ma no, devi capire che loro... Lo so, è il mio destino. Basta, io scappo di casa, diventerò un ragazzo ribelle. Aspetta, Nobita, non essere frettoloso. Che cosa credi di fare scappando? Chiudi il becco, sono affari miei. Dai, cerca di ragionare. Ciao, papà, come stai? Cos'è? Non mi riconosci? Ma chi hai detto, papà? L'ho detto a te, è da molto che non ci vediamo. Ci siamo conosciuti quando sono andato nel futuro. Sì, esatto, sono proprio io, Nobisuke. Figliolo! Papà! Certo che sembra una cosa talmente strana. Dimmi, come mai sei venuto qui? Se vuoi sapere la verità, sono scappato di casa. Sei scappato? Sono arrabbiato con te e la mamma. Non fate che rimproverarmi tutto il giorno. Dite che sono un fannullone, che devo studiare di più. Sempre la stessa storia. Se prima non finisci i compiti non andrai a giocare. Caspita, che coincidenza. Sembra di sentire la mia storia. Mi sa tanto che le mamme e i papà di tutti i tempi sono uguali. Che cosa stai dicendo? Ricorda che tu sei mio padre, quindi... Sì, è vero. Ehi, aspetta un attimo, non dire sciocchezze. Io non mi comporterei mai in questo modo con te. Prometto a me stesso che sarò un padre comprensivo, che non sgriderò mai i miei figli senza motivo e che darò loro una lauta paghetta settimanale. Tu, un padre gentile e comprensivo, dai, non farmi ridere. Ma ricordati che a volte la realtà può essere un tantino diversa da come l'avevi immaginato. No, ti sbagli. Ad ogni modo, visto che sono tuo padre, ti suggerisco di tornare immediatamente a casa tua nel futuro. Non ci penso proprio. Che cosa hai detto? Io sono tuo padre e mi devi ubbidire! Cosa fai? Mi vuoi dare degli ordini? Non ti conviene, io sono più forte di te! Ehi, no, fermo! Non ti permettere, sai, sono tuo padre! Scusa, ma te l'avevo detto che sono più forte di te! Allora, adesso scendi. Che cosa intendi fare? Giù. Vorresti continuare a darmi degli ordini? Però, sembra che il figlio sia di gran lunga più forte e più atletico di quello smidollato di suo padre. Mi permetti di stare qui con te per un po'? Fa quello che ti pare, ma adesso togliti, sei pesante. Avresti dovuto dirlo fin dall'inizio. Staremo un po' insieme e tu ti prenderai cura di me. Grazie tante, paparino bello. Uffa. Vedrai, presto si stancherà e tornerà nel futuro. Dimmi, qual è il tuo programma? Mi auguro che non vorrai startene lì sdraiato in terra per tutto il pomeriggio. Mi hai sempre detto che eri uno studente modello. Li hai già fatti i compiti per domani? Beh, sì, effettivamente stavo per mettermi a studiare. Per prima cosa risolverò alcuni problemi di matematica. Poi potrei cominciare a leggere il programma di storia della settimana prossima. Sì, perché no? Hai anche detto che eri bravo in tutte le materie, che eri il primo della classe, anzi dell'intera scuola. Sì, beh, sai, forse ho esagerato un pochino. No, questo non è il mio compito. È davvero... Da piccolo papà non era molto diverso da me. Io ho finito di studiare. Dove stai andando? Esco. È una seccatura avere mio figlio tra i piedi.
cosa vuoi? Perché mi stai seguendo? Mi piacerebbe sapere com'era la città e la gente ai tuoi tempi. Hai qualcosa in contrario? No, fa quello che ti pare. Oh, aspettami! Allora, papà, che cosa vuoi fare adesso? Dove mi porti? Ciao, Nobita, come stai? Ah, bene, ciao, Shizuka! Sì, è proprio lei! Shizuka! Chi è questo bambino? Lui è un mio cugino, sì, mio cugino. Tuo cugino? Ah, sì, avrei dovuto capirlo, vi assomigliate molto. Vero, lo sai che sei proprio una bambina carina. Bravo, paparino, adesso ho capito perché ti sei innamorato di lei. Come? Certo che è un vero peccato. Una bambina così bella un giorno diventerà una vecchia strega antipatica e brontolona. Cosa hai detto? Ripeti. No, non diceva te, lui voleva dire che... Brutti maleducati, è meglio che me ne vada. Cerca di tenere la bocca chiusa, va bene? L'hai fatta arrabbiare e adesso ce l'ha con noi. Cosa ho fatto di male? Ho detto solo la verità. Oh, Nobita! Ci mancava solo lui. Sono contento di averti incontrato. Stiamo andando a giocare a baseball. Amico, oggi è il tuo giorno fortunato. Visto che ci manca un ricevitore, ti farò giocare con noi. Se però sbagli un colpo, lo rimpiangerai. Sono stato chiaro? Ma io... Cosa stavi per dire? Guarda che non accetta un no come risposta. Cosa stai facendo? Lascialo stare. Cosa vuole questo nanerozzo? Solo... Basta! Non ti ha fatto niente, non picchiarlo così. La smetto solo se lui si arrende. Lo sai che non sei niente male, piccoletto, hai del fegato. È vero, Gian, hai ragione. Per tenerti testa ci vuole un gran bel coraggio. Mi piaci, ti andrebbe di venire a giocare a baseball con noi? Vengo volentieri. Coraggio, cosa aspettiamo? Ciao, Nobita. Speriamo che sappia giocare e che non gli succeda niente. Averlo intorno mi rende nervoso. Sì, ti capisco. Non possiamo permettere che questa situazione continui. Dobbiamo andare subito a parlare con i suoi genitori. Sì. Eravamo molto preoccupati per lui. Così Nobisuke era con te. Già, è a casa nostra. Credo che tu sia un po' troppo severo con Nobisuke e lui ne soffre molto. Forse hai ragione, ma guarda che neanche a me piace sgridarlo. Ma se lo merita. È impossibile farne a meno, vero? Nobisuke è egoista, irresponsabile e non gli piace studiare. Anch'io da bambino ero piuttosto lavativo. E voi sapete di cosa sto parlando. È per questo che ho avuto molte difficoltà nella vita. Lo immagino. Io gli voglio molto bene e non voglio che faccia i miei stessi errori. Desidero per lui un futuro migliore, che studi di più, che vada all'università, che si realizzi nella vita. Vi sembra troppo? No, ogni padre lo vorrebbe. Sono d'accordo anch'io. È per questo che sono severo con lui, lo capite? È vero, lo rimproverò di continuo, ma sembra che a Nobisuke che non gliene importi un bel niente. Purtroppo non ascolti i miei consigli. Quando ero piccolo anche mio padre mi sgridava, ma adesso capisco come si doveva sentire. Lo so che mi sto comportando come mio padre, ma Nobisuke deve capire che lo sto facendo per il suo bene. Coraggio, Nobita. Torniamo a casa. Sì. Ora mi rendo conto che non è per niente semplice fare i genitori. E infatti... Siete tornati, è bello rivedervi. Ciao. Ciao, com'è andata? Mi sono divertito un mondo. Lo sapete che grazie a me abbiamo vinto la partita? Già nessuno e io erano così felici che mi hanno fatto un sacco di complimenti. Bene, sono contento per te. Avrei tanto voluto che tu mi vedessi giocare. Che giornata fantastica, mi piace troppo stare qui. Mi sa che resterò più a lungo del previsto. Cosa hai detto? Stai scherzando, non puoi farlo. Idea! Ehi, aspetta! Doraemon, dove vai? Torna qui! Non capisco perché mi ha piantato in assi in un momento così delicato. Quanto sono stanco! Papà, quando è ora di cena? Io ho una fame da lupi! Sta zitto! Ciao, Nobita, sono ritornato a casa. Si può sapere dove sei stato? Come ti è venuto in mente di lasciarmi da solo in un momento simile? Ehi, ciao papà! Questo è il figlio di Nobisuke e quindi nipote di Nobita. Cosa? Se tu sei mio nipote, io sono tuo nonno. Esatto, sei mio nonno paterno. Perché anche lui è venuto qui? Adesso scendo e vi spiego tutto.
sono andato nel futuro a cercarlo e quando gli ho detto che Nobisuke aveva litigato con i genitori ed era scappato di casa, ha insistito per venire a parlargli. Ci vuole proprio un bel coraggio a scappare di casa e rifugiarsi dal nonno. Perché mi dici queste cose? Perché anche tu non fai altro che sgridarmi. Mi rimproveri perché sono pigro e non ho voglia di studiare. Sono stanco delle tue romanzine. Non è vero, io non faccio così. E non ascolti mai quello che ho da dirti. Anche a me viene voglia di scappare, lo sai? Non posso crederci. Così capirà cosa significa essere padre. Io l'ho capito, i genitori sono uguali nel passato, nel presente e nel futuro. Ottima intuizione, Nobita. Hai finito i compiti? No, mamma, stavo per cominciare. Sei uscito senza aver finito i compiti? Stasera vai a letto senza cena. Dai, mamma, sii buona.